Salve popolo di GS Radio, benvenuti da Rugantino e Simone Andreoli a una nuova puntata di Forza Azzurri. E ahimè, oggi non siamo molto felici perché il cammino dell'Italia di Roberto Mancini verso i mondiali di Qatar 2022 si è nettamente complicato. Allora, andiamo subito al sodo. L'Italia ha pareggiato contro la Svizzera a Roma per 1-1 dopo essere andata in svantaggio, gol di Widmer per gli svizzeri, pareggio di Lorenzo per l'Italia. Poi purtroppo a 6 minuti dalla fine o giù di lì abbiamo avuto un altro calcio di rigore come nella partita di andata, e come nella partita di andata l'ha battuto Jorginho. Questa volta non se l'è fatto parare, l'ha tirato direttamente alto. Purtroppo è un momento no, da questo punto di vista, per il nostro numero 8, per il nostro regista principale, nonché anche tra il favorito numero 1 per il pallone d'oro di quest'anno. Quei rigori purtroppo pesano adesso, perché nell'ultima partita che si è giocata lunedì sera, noi stiamo registrando di martedì, quindi il giorno dopo, noi abbiamo pareggiato in Irlanda del Nord. Siamo andati a Belfast con ben 11 indisponibili, tra cui Ciro Immobile, Florenzi, Spinazzola, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Calabria, e poi c'era la Chiellini, puntata. Calabria, Verratti e molti altri. Questo non vuole essere una giustificazione, perché comunque l'Italia di base restava più forte dell'Irlanda del Nord, un'Irlanda che si è chiusa a riccio, 10 a difesa del proprio portiere per tutto il tempo, non abbiamo trovato spazi e abbiamo pareggiato 0-0, mentre invece la Svizzera ha vinto 4-0 con la Bulgaria, ha vinto il girone. Noi siamo arrivati clamorosamente secondi, perché nelle ultime 5 partite 4 le abbiamo pareggiate e una l'abbiamo vinta con la Lituania. E ahimè, adesso dobbiamo fare gli spareggi. Allora, Simo, mentre io prendo qui l'elenco delle seconde qualificate che dovranno fare con noi gli spareggi di marzo, dimmi tu come vedi la situazione. Allora, che quello che pensavo sarebbe successo dopo la vittoria degli europei si è realizzato. Cioè, che un po' si adagiassero sugli allori, scusami, e che a qualcuno di loro mancasse un po' l'occhio della tigre. Ora, non è ieri che si è arrivati secondi, come hai detto tu, si è pareggiato le ultime partite, quindi è molto più vecchia questa, diciamo, essere costretti ad andare ai playoff. Però allo stesso tempo io mi aspettavo, non dico un po' più arrembante l'Italia, ma io ieri sera ho rischiato di addormentarmi perché la partita era proprio brutta. Ok, gli irlandesi si sono chiusi in difesa, però anche lì mancavano idee per tentare di sfondare questo muro. Un'azione buona c'è stata, che l'ha fatta Di Lorenzo, che paradossalmente è il miglior giocatore d'Italia adesso, quando fino all'europeo erano tutti e 22 i migliori giocatori. Però non so se è un problema di nazionale che non è in grado di fare un girone all'italiana, e quando si deve mettere a giocare tornei ad eliminazione diretta, ma molto meglio perché c'è il rischio dell'eliminazione. O non so trovare una spiegazione. Non mi è piaciuta l'Italia, non ho visto la partita con la Svizzera, però diciamo non ho avuto commenti positivi sull'atteggiamento. Ora, cosa succederà non si sa. Mancini, in teoria, abbiamo sempre detto, è un grande allenatore, quindi sa come gestire la situazione. Se andrà ai playoff, non è la stessa situazione di quando si mancò l'accesso per Russia 2018, perché questa squadra non è contro l'allenatore, quindi diciamo le quotazioni sono un po' più alte. Tra l'altro, se anche Portogallo è andato ai playoff, che c'ha quel fenomeno, diciamo che è il sistema forse che costringe anche le grandi nazionali ad andare a rischiare la qualificazione. Però fa un po' strano vedere gli attuali campioni d'Europa, che pure ieri sera quelli della RAI, Rimedio e Adani, ripetevano continuamente: siamo i campioni d'Europa, sì, però non hai battuto i Serie B inglesi che giocano nell'Irlanda. Le assenze fin quando vuoi, però Guarda, stavolta non hanno neanche potuto dare la colpa ai fischi di San Siro.
No, a Donnarumma. No, no, infatti quella è stata una stupidaggine. Ma guarda, io mi sento di dire che ieri sera, come non mai, per quanto ogni volta venga disprezzato in chiave azzurra, si è sentita la grande assenza di Ciro Immobile in attacco, sia per l'altezza, per la prestanza fisica, sia per la bravura nel finalizzare, perché non avevamo qualcuno che combattesse contro gli armadi della difesa irlandese. Fermo restando che comunque dovevamo vincere, perché siamo l'Italia e loro sono l'Irlanda del Nord, con tutto il rispetto. Però ecco, 11 assenti fanno tanto, perché Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Immobile, Verratti, Spinazzola, oggettivamente la partita te la cambiano. Te la cambiano, già te la cambia uno di loro, figuriamoci tutti e cinque insieme. Ma magari vogliamo togliere Verratti, che comunque c'era Jorginho, c'era Tonali, poi è entrato Locatelli, ok. Però gli altri sono tanta tanta roba, sono tanta tanta roba. E comunque c'è un Jorginho che, soprattutto dopo l'errore, il secondo errore con la Svizzera, è calato, cioè ieri sera era sottotono Jorginho. Probabilmente non avrebbe nemmeno dovuto giocare, però questo col senno di poi. Questo col senno di poi. Ora non so come sta andando al Chelsea, ma spero per lui stia giocando molto meglio. No, nel Chelsea sta andando meglio oggettivamente. Infatti ha cambiato pure modo di tirare rigori, e gli ultimi tre rigori col Chelsea li ha segnati. Forse questa nazionale è più un problema mentale che fisico, però allo stesso tempo alcuni giocatori attualmente anche convocati all'Europea hanno dato molto di più di quanto effettivamente valgono. Sì. Uno su tutti, lo devo dire, Locatelli, che se ne è sceso tantissimo a livello di quotazioni personali. Guarda, una cosa è vera, quello che hai detto poco fa, cioè che l'Italia rende sempre di più nella fase finale di un europeo, di un mondiale, rispetto alle qualificazioni, a quello che succede prima, alle amichevoli. Però oggettivamente con Mancini ci eravamo abituati in modo diverso, perché ricordiamoci che la nostra cavalcata agli europei è cominciata con un girone stradominato di qualificazione, dove abbiamo vinto tutte le partite. Avevamo vinto tutte le partite. Oggettivamente sembrava segnato anche questo girone, che avevamo cominciato allo stesso modo, vincendole tutte. Tant'è vero che ne approfitto anche per fare un po' di marketing, che è uscito il mio libro, proprio che si intitola Forza Azzurri, Campioni d'Europa 2020, dove c'è descritto la cavalcata degli azzurri che hanno conquistato il titolo europeo 2020, anche se si è giocato nel 2021 a causa della pandemia, che appunto racconta anche di come ci siamo qualificati e di come erano cominciate le qualificazioni per Qatar 2022, con un'Italia che aveva cominciato vincendo le prime tre partite 2-0, 2-0, 2-0. Siamo mancati dopo in queste ultime cinque partite. Vuoi un po' per l'appagamento, che probabilmente ci può anche essere stato, giustamente, dopo aver trionfato agli europei. Vuoi però anche per una serie di infortuni assurdi. Cioè, noi abbiamo giocato anche la fase finale della Nations League, e praticamente Zaniolo non c'è stato mai, Immobile e Belotti non ci sono stati. Belotti si è visto ieri sera praticamente, cioè si è visto venerdì contro la Svizzera a Roma, e poi gli ultimi minuti contro l'Irlanda del Nord ieri sera. Ma Belotti è mancato anche in Nations League. Cioè, noi abbiamo avuto un sacco di giocatori fuori in questa parte iniziale di stagione 2021-2022, e ieri sera è stato proprio il culmine, con 11 giocatori fuori. Cioè, se permetti, diciamo, il capo, non neanche il capo espiatorio, scusami, la partita sbagliata è stata quella con la Bulgaria. Là non dovevi pareggiare. Guarda, io ti do ragione, ma ci aggiungo non solo quella con la Bulgaria, ma anche le due con la Svizzera. Io ce le metto tutte e tre nel calderone, quelle lì. Sì, però sai, gli svizzeri sono, non dico un po' più forti dei bulgari, però c'hanno quel qualcosa, come a dire, che rompono le palle a tutti, scusa il termine. Sì, sì, quindi... sì, per carità. Sì, per carità, però è anche vero che se quei due rigori venivano realizzati, avevamo stravinto il girone.
avevamo stravinto il girone. Ora bisogna dire cosa succede ai playoff, sperando di non acchiappare il Portogallo, anche se a questo punto preferisco prendere il Portogallo che uscire con la Finlandia. Allora, la situazione è la seguente, nel senso che per i playoff ci saranno, come succede nelle qualificazioni dei tornei di tennis, dei tornei ATP e WTA di tennis, vale a dire non ci saranno uno scontro diretto andata e ritorno come è successo 4 anni fa e come è successo anche per i mondiali precedenti, ci saranno dei mini tabelloni di semifinale e finale, quindi dovrebbero essere 4 mini tabelloni, 3 o 4, ora adesso non mi ricordo il punteggio preciso, e si sfideranno in partite uniche le squadre, chi vince va nella finale del proprio mini tabellone, anche lì partita unica, chi vince va ai mondiali. Quindi bisogna vedere come verranno realizzati questi tabelloni, questi mini tabelloni, se ci saranno delle teste di serie o meno. Se ci saranno delle teste di serie, dubito che Italia e Portogallo andranno nella stessa, diciamo, e Russia, c'è anche la Russia che è arrivata seconda, nella stessa parte, verranno messe insieme, al massimo saranno, ecco, no, se non nella semifinale, al massimo si incontreranno in finale, però bisogna vedere come verranno fatte queste, come verranno realizzati. Chiudiamo praticamente la trasmissione indicando quali sono i risultati. Allora, nel gruppo A è passata la Serbia come prima e il Portogallo è arrivato secondo, che abbiamo già nominato, che si rischia eventualmente di giocare contro il Portogallo. Speriamo di no, che ci sia appunto questa classificazione di teste di serie. In quel caso sicuramente non becchiamo il Portogallo, voglio dire, almeno per ragion veduta dovremmo essere messi in mini tabelloni differenti. Nel gruppo... teoria siamo la miglior nazionale d'Europa, quindi sì, è appunto. Nel gruppo B è passata la Spagna davanti alla Svezia, che quindi andrà a fare i playoff con noi. Nel gruppo C, purtroppo lo sappiamo, la Svizzera prima, noi secondi. Nel gruppo D la Francia ha avuto, anche la Francia sarà complicata la vita, anche sì, la Francia sì. E ha avuto fortuna che la Finlandia, che è arrivata seconda, ha perso la terz'ultima e la penultima partita, perché se la Finlandia avesse vinto le partite precedenti probabilmente ci saremmo ritrovati con Finlandia qualificata e Francia eliminata, cioè Francia in spareggi come noi. Però ecco, purtroppo la Finlandia, no, cioè per i francesi, buon per loro, non ha fatto come ha fatto la Svizzera, che invece ha vinto. Nel gruppo E, vittoria del Belgio, che si qualifica direttamente sul secondo posto per il Galles, che non è una bella nazionale da affrontare tra quelle che ci sono a disposizione. Gruppo F, qualificata la Danimarca, eliminata la Scozia, cioè eliminata, vai playoff la Scozia che è seconda. Nel gruppo G passa l'Olanda, secondo posto per la Turchia. Gruppo H passa la Croazia, secondo posto per la Russia, che oggettivamente anche la Russia non è un bel avversario da affrontare, probabilmente non, potrebbe anche non rientrare nelle eventuali teste di serie che stiamo auspicando. Poi il gruppo I passa l'Inghilterra, seconda la Polonia. Gruppo J, e qui c'è un'altra sorpresa, non tanto che abbia vinto la Germania, che era nettamente favorita, ma per il secondo posto, dove la Macedonia ha superato di un punto la Romania, quindi Macedonia che va ai playoff. E poi permettimi un po' di romanticismo, però mi dispiace l'Islanda al quinto posto del girone. Ah sì, 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 vabbè, per quello che ha fatto lo scorso europeo, non l'ultimo. Ci avrebbe fatto piacere rivedere l'Islanda sia agli ultimi europei sia ai mondiali, invece purtroppo non sarà così. Quindi tra queste qui chiaramente mi viene da dire, beh, il nome più bello da affrontare in semifinale è la Macedonia. Sì, vabbè. Però guarda, non sono sicuro che sono solo queste 10, mi sembra che prenderanno anche tipo le migliori terze. Ci dovrebbero essere due squadre ripescate dalla classifica della Serie A della Nations League. Ok. Ci dovrebbero essere due o tre prese da là. Ora non so con quale criterio come semplificarsi ripescate la vita, queste cose però. Sì, ripetiamo il nostro concetto sulla Nations League, che a nostro parere è totalmente inutile come competizione,
non serve a nulla. Certo, se la vinci, sì, per carità, ci fa piacere, ci avrebbe fatto piacere se l'Italia l'avesse vinta invece di perdere in semifinale con la Spagna, ma giusto per dire un trofeo in più. Ma cioè, ribadisco il mio parere che probabilmente è una competizione che avrà vita corta come la Confederation Cup di qualche anno fa. Quindi va bene. Allora, io direi che nell'aspettare di sapere quali saranno i risultati, cioè i sorteggi per gli spareggi di qualificazione della zona europea per il Mondiale di Qatar 2022, che si giocherà a dicembre dell'anno prossimo, perché è il mese in cui fa meno caldo in Qatar e comunque si prospettano temperature altissime lo stesso. Aria condizionata, i poveri calciatori, vabbè. Dico, ok, la prossima puntata di Forza Azzurri sarà probabilmente dopo che ci sarà il sorteggio dei playoff, ecco, perché non mi ricordo se ci sono in programma amichevoli dell'Italia per dicembre, penso di no, e quindi onde evitare di sentirci a marzo, comunque un'altra puntatina la facciamo, perché comunque i sorteggi saranno fatti a breve, che io ricordi bene, 26 novembre appunto, quindi magari, ecco, se, anche che non la facciamo direttamente il 30 o il 26 stesso, magari anche per i primi di dicembre ci risentiremo con una nuova puntata di Forza Azzurri per commentare i sorteggi e parlare un po' meglio di cosa ci aspetta negli spareggi di fine marzo. E allora, per questa puntata di Forza Azzurri è tutto, vi ricordo che c'è anche la nuova puntata di Formula One After Race inerente al Gran Premio del Messico, e quindi da Rugantino e Simone Andreoli è tutto, un saluto, alla prossima, ciao!